Caro Ramonda, primo punto. Quella cultura che 30 anni fa ha portato, quella cultura che Benedetto XVI definisce nell'introduzione di Caritas in Veritate, nichilismo, allora questa cultura non è soltanto viva, non è affatto spenta, ma addirittura è cresciuta enormemente. Quindi i presupposti che 30, 35, 40 anni fa hanno portato il mondo occidentale a rifiutare le nascite, vi ricordate i movimenti neo-malthusiani degli anni 75-80 che nascono negli Stati Uniti e vengono divulgati in tutta Europa, in Italia dalla famiglia Agnelli, il club di Roma, a voi non dice niente. I limiti dello sviluppo. Vedete, il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. La pentola è stato i limiti dello sviluppo. Il coperchio è stata la non vendita delle automobili Fiat, che è fallita. È curioso, no? Come ci sia una nemesi, no? In tutte queste situazioni. Però vediamo un po'. Per quale ragione, Ramonda, io credo che dobbiamo discutere perché non si ama la famiglia, ma non la famiglia del ministro Lorenzin, che è un'altra cosa. Quella di Lorenzin è l'esaltazione della femmina. E anche quando la Lorenzin 3 mesi fa ha detto bisogna tornare a far figli, utilizzando l'eterologa, ha detto, in una intervista su Repubblica. Quindi voglio dire, non credo che siamo allineati sulla stessa visione di che cos'è per la stessa cosa. È una famiglia uguale? Forse no. Io personalmente sono più per quello che diceva lei riferendosi a Don Benci, che non ho mai avuto il privilegio di conoscere. Quali sono i 3 punti per cui la famiglia non è amata? Ve li dico tutti e 3. Come premessa, tenete conto che volevo parlare di altre cose, ma Ramonda mi ha stimolato. Le ragioni per cui la famiglia non è amata, e negli ultimi 30 anni questo non amore per la famiglia è aumentato, sono i seguenti. Primo, la famiglia viene considerata un'invenzione della cultura cristiana. La famiglia, come noi la concepiamo, con i suoi fini, la sua identità, le sue responsabilità, fa sì che lo Stato non possa controllarla. Quindi la famiglia impedisce quel controllo di uniformità che gli stati nel mondo globale vogliono sempre di più, perché la famiglia ha la sua identità, i suoi fini, il suo senso di responsabilità e questo non permette il controllo della unità della famiglia, della cellula della famiglia. Primo. Seconda ragione per cui la famiglia non è amata. La famiglia educa. La famiglia educa, non solo i 3 mesi, educa tutta la vita. Io ho 5 figli, il più vecchio ha 36 anni, la più giovane ne ha 26. Io li educo ancora adesso e continuerò a educarli fino all'ultimo momento della mia vita, col mio esempio, con la mia esperienza, col mio contributo. Quindi la famiglia educa. Bene, cosa si dice della famiglia che educa? Che crea rotture sociali, perché crea rotture all'interno della educazione che dovrebbe essere invece omogenea e data da uno Stato oppure da una visione dello Stato. Quindi provoca rotture sociali, perché provoca disuguaglianza nella visione della vita. La famiglia non è voluta, non è amata, non è supportata per questa ragione seconda. La terza ragione, la famiglia è di per sé generatrice di figli. E i figli provocano inquinamento dell'ambiente. Voi non ci crederete? Bene, vi posso garantire, fate un atto di fiducia. Ho discusso questi argomenti in quasi tutte le nazioni europee, in quasi tutti gli ambienti. La famiglia che fa figli non va bene, non è amata, perché inquina. E l'ambiente che diventerà la nuova religione universale nel mondo globale non pretende che i figli riprendano a crescere oltre il tasso citato prima dell'1,4% e così via.
Allora, queste sono le tre ragioni per cui stento a pensare che sia facile convincere chi, perché Ramonda l'ha detto bene, per riuscire a ottenere questo, quello che è stato scritto lì e dimostrato, l'aiuto, l'assistenza, bisogna convincere lo Stato e la Chiesa. La Chiesa, perché se non la supporta la Chiesa, sarà difficile riuscire a farlo, perché qui ci vuole una capacità diplomatica globale, di uno Stato, di un sistema che è la Santa Sede, che ha capacità contrattuale nei confronti degli Stati. Non basta un'associazione. Certo, l'associazione crea col seme, semina e fa crescere le idee, ma ci vuole qualcosa di più. Ci vuole qualcuno che creda veramente a quello che è stato detto riferendolo a Don Benzi. Secondo punto, ci vuole uno Stato che pensi che non soltanto la famiglia dà un valore economico, anche la Francia giustamente ha capito che valore economico e infatti incentiva qualsiasi tipo di famiglia, ma non è la famiglia a cui stiamo pensando noi. Noi vogliamo una famiglia lievemente diversa da quelle famiglie alla francese che i figli si possono fare anche in vitro. Far crescere la popolazione si può fare in mille modi, non c'è mica bisogno di fare papà, mamma. E poi cosa viene fuori? Allora, personalmente ritengo che ci voglia qualcosa di un po' diverso. Bene, adesso vado sugli argomenti invece che avrei dovuto trattare. Mi scuso se ho fatto questa provocazione, che ovviamente non contesta affatto Ramonda, dice esattamente, caro Ramonda, noi dobbiamo risolvere questi tre problemi per rendere credibile questo bellissimo progetto. Perché le cose sembrano tutte difficili, in realtà sono molto più facili quando c'è qualcuno che ha coraggio e entusiasmo, però ci vogliono dei processi che vanno attuati. Allora, si deve essere ricchi per fare famiglia e figli o si diventa ricchi facendo famiglia e figli? Ponetela questa domanda. Non solo, riferendomi a quello che diceva Ramonda, lo Stato che ci aiuta. Lo Stato deve avere un bilancio positivo e deve poter avere un eccesso di entrate verso le uscite per sostenere la famiglia? O lo Stato diventa ricco se stimola le famiglie? Che poi è la stessa domanda di prima. Si diventa ricchi facendo famiglia o si deve essere ricchi per fare famiglia? Signori, a me piacerebbe a questo punto fermarmi e dire per favore ditemi quello che pensate, ma siccome non è previsto, a meno che dopo non ci venga concesso quei 20-30 minuti, ecco, così vi rispondo, perché è ovvio che a queste cose non è che ho pensato mentre venivo qua, è un po' di decine di anni che ci penso, ci lavoro sopra. Bene. Entriamo negli aspetti puramente economici e invece di fare la lezione economica, va bene, vi farò domande provocatorie che valgono molto di più della lezione. Prima domanda, abbiamo avuto negli ultimi, ognuno di voi, diciamo qui abbiamo età, lasciando da parte loro, abbiamo età che perlomeno hanno vissuto una certa, con attenzione gli ultimi 20 anni di storia del nostro paese. Bene, abbiamo avuto molti governi, lasciamo stare i tre governi tecnici, ma andiamo anche a prima, governi prima di quelli tecnici. Ogni governo negli ultimi 30 anni che è andato in fase elettorale, si è fatto eleggere, ha sempre dichiarato ininterrottamente ridurrò le tasse. Domanda, perché è impossibile ridurre le tasse? Pensateci, poi gli rispondo. Perché è impossibile ridurre le tasse? E vi dirò di più. Perché è impossibile ridurre la spesa pubblica? Ho detto impossibile, non ho detto difficile. Lo ripeto, non sono un fesso. Perché i debiti sono inesigibili. Scusi. Non ha mica torto. Dove stai? Dove stai? Il grillo parlante, molto di più in realtà, molto di più. Seconda domanda, però vedete, queste sono le domande da farsi,
da tenere nella testa, molto di più della risposta quasi. Andiamo alla seconda domanda. Voi sapete cos'è il prodotto interno lordo, quello che noi chiamiamo PIL? È la crescita della ricchezza del paese. È quella su cui si misura quanto è ricco un paese, quanto ha bisogno di aiuto e non bisogno di aiuto. Ieri, Repubblica, pagina 13, l'Italia può tornare a crescere ma deve incentivare le nascite. E chi lo dice? Il Papa? No, lo dice il presidente della più grande banca del mondo, che si chiama Morgan Stanley. Domanda, sapete cos'è il PIL quindi? Prodotto interno lordo, quello che è la ricchezza del paese, quella che dice il debito sul PIL italiano è troppo alto, le tasse sul PIL sono tanto, il PIL, la ricchezza prodotta in un anno dal paese. Signori, la domanda è questa, come fa a crescere il prodotto interno lordo, PIL, in un periodo di tempo ragionevolmente lungo, cioè non 2 anni, 3 anni, un ciclo breve, come fa a crescere il PIL se non cresce la popolazione? Ci avete mai pensato? Nessuno di voi ci ha mai pensato? Non l'avete mai sentito dire? Ma allora, poiché la popolazione non è cresciuta, addirittura è decresciuta, perché speriamo che cresca il PIL? Su che basi politiche, economiche, razionali, intellettuali si può pensare che il PIL cresca se la popolazione non cresce? Non è che ci hanno inventato delle palle e che scopriamo che erano tutte delle falsità enormi, perché fino al 2008 il PIL italiano cresceva dell'1,5%, quello americano del 3,5%. Ma era vero? Ma se la popolazione in un sistema economico maturo occidentale, la popolazione non solo resta uguale, ma diminuisce, come fa a crescere il PIL? Nessuno ha idee? Ditemi una cosa, ditelo, dai, su, come nasce il PIL? Come cresce il PIL? Fornendo? Rubando. Vabbè, in realtà noi importiamo soprattutto una materia prima che si chiama energia, che ci costa, di cui siamo dipendenti per l'85%, e che è quello che ha sempre fatto sfondare il nostro bilancio. Bene, allora a questa domanda rispondo, perché da questa risposta vi spiego perché non usciamo facilmente da questa situazione. Noi non siamo, vediamo, noi non, oggi una coppia non fa fatica a sposarsi e a far figli perché è povera. Le famiglie oggi non si formano perché siamo poveri. Noi siamo diventati poveri perché non abbiamo formato famiglie prima. Dagli anni 75, 1975, il crollo della natalità è andata a meno. Cioè, l'Italia è un paese a crescita negativa. Bene, comunque rispondo alla domanda. Se la popolazione non cresce, come fa a crescere il prodotto interno lordo? Con un solo modo. Alcuni economisti hanno tentato di dire, beh, aumentando la produttività, aumentando le esportazioni, è successo esattamente il contrario. Noi non abbiamo mai più investito in produttività e abbiamo aumentato le importazioni. E vi spiego perché. Allora, la risposta è,
Se la popolazione non cresce, come è successo negli ultimi 30 anni, il PIL cresce esclusivamente, ho detto esclusivamente, attraverso la crescita dei consumi individuali. Abbiamo consumato di più. Bene. Come abbiamo fatto a consumare di più? Qui ve lo dico rapidamente. Primo, non abbiamo più risparmiato. Sono crollati i risparmi. Nel 75 il tasso di risparmio delle famiglie italiane era il 27%, oggi siamo intorno al 4%. Quindi ci siamo mangiati 23 punti percentuali di PIL per aumentare il PIL. Però, sacrificando il risparmio delle famiglie, abbiamo sacrificato l'indipendenza della famiglia, l'autonomia della famiglia. Secondo punto, per poter consumare di più abbiamo dovuto diminuire i prezzi dei beni per aumentare il potere d'acquisto. E noi che siamo dei geni, cosa abbiamo fatto? Abbiamo delocalizzato, cioè abbiamo portato in Asia la produzione di quasi il 50% di prodotti di largo consumo. Abbiamo deindustrializzato i nostri paesi e abbiamo industrializzato altri paesi. Oggi ci si domanda, ma come mai in Italia è così difficile creare posti di lavoro? Sono 30 anni che non investiamo. E se investiamo, investiamo in altri paesi e importiamo. Abbiamo spaccato il mondo in due. Noi occidentali, consumatori e non più produttori. E l'Asia, produttore e non ancora consumatore. Cioè abbiamo creato un nuovo ordine economico mondiale, tra l'altro. Ma non è finita qui. Abbiamo sì aumentato i consumi, sacrificando i figli. Lo slogan era meno figli e più consumi. Il consumismo è una cultura che Papa Benedetto XVI spiega benissimo in Caritas in Veritate. È una cultura di egoismo, di visione a breve. Bene, ma non voglio commentare questo. Ma se la popolazione resta uguale, un miliardo, 70 milioni, 70 milioni, in un periodo così lungo, resta uguale come numero di popolazione, ma cambia la struttura al suo interno. Per semplificare, cambia l'età delle fasce. 30 anni fa, quelli che erano pensionati, gli over 65, erano il 10%, oggi il 25%. Voi direte, allora? E allora vuol dire che sono aumentati i costi fissi di un sistema economico. Cosa vuol dire sono aumentati i costi di pensioni, anzianità, vecchiaia, malattia? Bene, come li abbiamo assorbiti negli ultimi 30 anni? Quello che viene chiamato l'invecchiamento della popolazione. Tutti parlano di invecchiamento popolazione, soprattutto i politici, ma uno dovrebbe domandare, signor politico, la popolazione è invecchiata, come abbiamo assorbito i costi dell'invecchiamento della popolazione? Come per il risparmio. Negli anni 75 il peso delle imposte totali sul reddito degli italiani, sul PIL, era il 25%, oggi il 53%. Se oggi una coppia di 30 anni vuole sposarsi, fa i conti, e non solo fa i conti di quanto gli costa la casa, l'affitto, ma fa i conti di quanto guadagna, scoprirebbe che in due non guadagnano neppure quello che 30 anni fa guadagnava il cosiddetto capo famiglia. Perché? Per le ragioni che vi ho appena detto. Voi direte, vabbè, insomma, meno risparmi, però più consumi, abbiamo fatto crescere il PIL. No! Anche questa è una frode! Ve lo dice uno che ha fatto anche il banchiere, che tuttora lo fa. Se io non risparmio e consumo,
prima di tutto compro dei beni che molto spesso sono sempre più prodotti all'estero, quindi è come se facesse una forma di esportazione di ricchezza. Ci avete mai pensato che il 60% di quello che voi consumate è importato e non crea lavoro qua? Ci avete mai pensato? Poi vi racconto la storiella della Fiat, se c'è tempo. Le tasse hanno pagato fino ad una forma di insostenibilità l'invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione è stato conseguenza del crollo delle nascite. Quando noi parliamo, prima lei ha fatto riferimento al cosiddetto tasso di sostituzione. Se voi domandate in qualsiasi ambiente, all'università, che è sempre più fatta da persone che non sono sicuro di aver capito bene che cosa si insegna e cosa si impara all'università, ma se voi domandate all'università che cosa vuol dire crescita zero della popolazione, vi dirà zero figli. No, crescita zero della popolazione è due figli a coppia. Lui ha scritto, qualcuno, Gramonda, ha scritto 2.1, è perché ci sono i preti. Quel 0.1 sono coloro i quali decidono di non far figli, quindi, oppure non possono, non sono capaci o non vogliono. Quindi lo 0.1, ma due figli a coppia è tasso di sostituzione. Se una coppia fa un figlio, pensateci paradossalmente, riduce l'umanità del 50%. Non so se vi è chiaro. Un figlio a coppia vuol dire, in prospettiva, Adamo ed Eva fanno un figlio, ne hanno fatti due. Anzi, hanno fatto due figli. Poi uno, quello che era l'ecologista, ha ammazzato l'altro. Voi direte, perché ha detto sta stupidaggine che era l'ecologista? Beh, Abele produceva, allevava, faceva nascere sempre di più armenti e quindi inquinava l'ambiente, ma non solo. Sacrificava il miglior armento a Dio con il fuoco e creava quindi inquinamento atmosferico. Così Caino l'ha ucciso. Caino e Abele erano tasso di sostituzione. Abele da solo vuol dire che l'umanità, in prospettiva, dopo 30-40 anni, ci sarebbe stata una sola persona potenzialmente al mondo. Quindi meno 50%. Tre figli a coppia è più 50%. Gli altri addirittura inquinano l'ambiente. Non vi racconto cosa dicevano a me e a mia moglie negli anni 80, avendo fatto soltanto a mo' di battuta. Io lavoravo in un grande gruppo di consulenza americano, quando mi fecero la festa di addio, mi dissero: Ettore, hai il numero di figli che noi di media abbiamo di mogli. Questa ve la dice lunga, no? Sulle culture dominanti dell'epoca. Bene, eravamo al secondo punto. Come si pagano i costi fissi? Si pagano aumentando le tasse. Quando arriveremo al limite di non più possibile pagamento delle tasse, ci sarà una sola cosa da fare. La vera spending review, se io avessi qui Renzi glielo avrei già detto, c'è una sola cosa: se lui mi fa ministro della spending review, in 6 mesi io porto il bilancio in attivo, chiudo il deficit e riequilibrio la bilancia del nostro paese, sopprimendo tutti gli over 65. Allora, voi direte, che scempiaggine! No, il problema è proprio qua, che non è affatto una scempiaggine. Perché se non gli do ai vecchi, non gli pago la pensione o gliela riduco, se taglio le spese sanitarie, se privilegio la qualità della vita di chi viene ricoverato in ospedale, se faccio pressione psicologica sugli anziani, sulla vita e il diritto di vivere una vita qualitativamente alta, l'eutanasia viene richiesta come contributo sociale.
perché la vita non è degna di essere vissuta. Negli Stati Uniti fanno dei corsi per i medici su questo. Ci sono documenti, non lo sto inventando. Quindi non meravigliatevi se tra un po' ci sarà questo eccesso. Ma peraltro, ma perché dovete meravigliarvi? Noi siamo animali intelligenti, come dice il professor Veronesi. Se non fosse perché c'è la religione cattolica che stupidamente ci ha messo in testa che noi siamo figli di Dio, noi siamo animali intelligenti. E la scienza è talmente avanzata che può produrre per noi qualsiasi vantaggio, persino cancellare il dolore, la sofferenza, trasformare i nostri difetti eugeneticamente, se non fosse perché la religione cattolica lo impedisce. Quindi il nemico della scienza è la religione cattolica. Allora voi pensate alla famiglia, che è un'invenzione della religione e della cultura cattolica, se viene amata da questo mondo.